ragazzi, bentornati su TechGenius.it. Quest'oggi vi forniamo una recensione un po' atipica per noi, una recensione nella quale vogliamo parlarvi di un'applicazione. Questa applicazione è disponibile su App Store da pochissimi giorni, stiamo parlando ovviamente di Actions, è un'applicazione sviluppata da developers italiani molto bravi e che merita veramente di essere vista. Per questo vi forniamo appunto questo breve video nel quale vi illustriamo le caratteristiche di questa applicazione. Cos'è Actions? Actions è un'applicazione che mette a disposizione su iPad degli shortcut rapidi, quelli che normalmente facciamo da tastiera, solamente li avremo sempre a disposizione su iPad con una schermata veramente bella fatta a quadrettoni, sembra un po' lo stile metro di Windows 8 e, molto completa perché si collega rapidamente al Mac tramite un'applicazione server che può essere scaricata gratuitamente dal sito degli sviluppatori che trovate nella recensione, che permette appunto la creazione di shortcut rapidi. Vi faccio un esempio: io ho creato questa mia schermata chiamata Utili, qua sopra c'è scritto Utili, non so se si può notare. Praticamente in questa schermata ho raggruppato gli shortcut che io utilizzo più rapidamente, che mi fanno più comodo, in poche parole. Abbiamo lo shortcut per inviare subito un'email, lo shortcut per sincronizzare Reader, l'applicazione che uso per leggere le news, lo shortcut per creare immediatamente un nuovo reminder, una nuova nota, un nuovo tweet, eccetera eccetera eccetera. Ma ci sono shortcut infiniti già precaricati oppure che potete creare voi stessi inserendo il nome, l'icona, il colore e ovviamente la combinazione dei tasti. E vi faccio un esempio: ne creiamo uno nuovo. Qui c'è un apposito pulsantino per modificare, c'è load o create. Con load carichiamo i shortcut già messi a disposizione dagli sviluppatori. Abbiamo una serie di applicazioni, noi scegliamo per esempio mail. Vi faccio un esempio: mail. Qui c'è i vari shortcut suddivisi per categorie, quindi aggiungi link, completa, copia, taglia, cancella, eccetera eccetera. Noi creando uno shortcut in base a questi parametri, come per esempio aggiungi un file, salviamo e si crea subito lo shortcut relativo ad aggiungi un file. E quindi quando noi saremo su mail e andremo ad aggiungere un file, lo potremo fare e dovremo aggiungere un file, lo faremo rapidamente pigiando questo grande tasto. E la bellezza di questa applicazione, secondo il mio parere, risiede nel poter aprire le applicazioni, o meglio, facendo in questo modo l'app non ha un target, ovvero lo shortcut non ha un target, ovvero cliccando su questo comando lo si potrà utilizzare solamente se l'app mail a cui è associato è aperta. Nel caso in cui creiamo uno shortcut personalizzato, cioè nostro, come per esempio ho fatto io con Twitter, eccolo qui, ve lo apro. Nuovo tweet, icona di Twitter, ho messo cmd, il comando command n, cioè cmd new, quello che si usa sempre per creare un nuovo file, aprire un nuovo file, oppure inviare un nuovo tweet, inviare un nuovo email, cmd n, cmd new. Solamente a questo cmd new io ho associato il target Twitter. Se noi mettiamo target, ci sono tutte le applicazioni presenti sul nostro dispositivo associato, quindi io ho usato Twitter perché per questo shortcut mi serviva per Twitter e ho modificato l'icona, ho scelto il colore, si può cambiare, in quello ho messo il celeste perché è il colore, il blu celeste perché è il colore di Twitter. Quindi qualora io avessi l'applicazione Twitter spenta, quindi non accesa, non fossi sull'applicazione Twitter ma fossi su Safari ad esempio e volessi inviare un nuovo tweet, io non dovrei fare altro che pigiare questo tasto e automaticamente l'applicazione Twitter si aprirà con il nuovo tweet pronto per essere scritto. Lo stesso accade per New Reminder, adesso ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere con un po' di tremolio sicuramente. Questo è il mio Mac, non so se vedete la schermata, sono su Mail. Questo è Mail. Io premo su Actions New Tweet e si apre l'applicazione con il nuovo tweet pronto per essere scritto. Tutto in pochi secondi, pochissimi secondi. Sarà passato un secondo, ma neanche. Lo stesso vale per i nuovi to-do. Premo. E si apre subito l'applicazione Reminder, quella promemoria, insomma la nuova applicazione promemoria inserita con OS X Mountain Lion e si è pronti per scrivere questo nuovo promemoria. Vi faccio un altro esempio, c'è lo shortcut Launchpad, che è bianco non si vede molto, ma
Lo premo e si apre Launchpad. È incredibile, è un'applicazione che a mio avviso è eccezionale. La sto usando in continuazione perché mi semplifica veramente il lavoro. Perché questi sono comandi che spesso utilizzavo e spesso mi trovavo scomodo a dover andare su Twitter, premere il nuovo messaggio, nuovo tweet e scrivere. Invece così è più immediato perché premi qui, lo hai a io l'ho piazzato a fianco al mio Mac e quindi è immediato. La stessa cosa vale anche per le nuove mail. Insomma, vedete, piena possibilità di creare qualsiasi shortcut, qualsiasi scorciatoia e suddividendo anche le varie pagine per categorie. Per esempio, qui c'è utili, però con tre dita abbiamo Finder. Questi sono tutti i shortcut che io, anziché gli sviluppatori, hanno creato per il Finder. Quindi crea una nuova cartella, crea una nuova location, duplica un file, butta nel cestino. Quindi se no, voi siete nel Finder e avete una lista di file da scartare, potete selezionare tutte, premere Move to Trash, sposta nel cestino e i file andranno immediatamente nel cestino. Quindi potete gestirvi e insomma e le posizioni come meglio credete, mettendo tutti gli utili qui, come ho fatto io, e suddividendo le altre sezioni che si possono vedere andando in giù. Suddividendo le altre sezioni, qui abbiamo Finder, qui abbiamo utili, potete crearne all'infinito, quindi potete creare per esempio shortcut per Twitter, shortcut per mail, shortcut per Reader e avere una sorta di spazio suddiviso per ogni singola applicazione. Io penso che Actions sia un'applicazione eccezionale per chi lavora tanto con il Mac, per chi ha bisogno di effettuare tante operazioni con il Mac anche in modo veloce, soprattutto per chi utilizza Photoshop. Vi assicuro che Photoshop utilizzato con questi shortcut grossi, belli e di facile tappatura, non so come definirla, è nettamente più comodo, nettamente più rapido, nettamente più efficace. Complimenti agli sviluppatori, meritano veramente il nostro applauso e la nostra recensione, un nostro spazio, insomma. E anche perché questa applicazione è disponibile a 0,89 centesimi come prezzo iniziale, ma penso sia ancora così su App Store. 0,89 centesimi è assolutamente un prezzo vantaggiosissimo che vi consigliamo di prendere al volo prima che il prezzo aumenti. Che non vi farà rimpiangere assolutamente la spesa perché il server poi è disponibile gratuitamente, quindi la potete provare e abituarvi insomma ad utilizzare il Mac in modo più veloce, in modo più rapido e di sfruttare l'iPad come un secondo trackpad, una seconda tastiera virtuale per il vostro Mac.